Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video che sarà veramente molto interessante. Io sono Stefano di Stefano Photo Business e oggi andiamo a parlare del mio listino prezzi. Andiamo a vedere insieme il mio listino prezzi dei miei servizi foto e video di matrimonio, quindi se siete dei fotografi o dei videomaker di matrimonio è un video che non potete lasciarvi sfuggire. Andiamo a parlare non semplicemente di come fare un listino prezzi, ma andiamo a parlare della strategia che c'è dietro a un listino prezzi come quello mio, come quello che offro io ai miei clienti. Quindi andiamo proprio a spulciare non solo la strategia di prezzi, ma anche quello che contiene il servizio che offro. E però prima di andare a scoprire insieme il vero e proprio listino che vi farò vedere, ci sono una serie di punti da analizzare per andare a capire ciò di cui parliamo. Ma prima di proseguire ragazzi, vi ricordo che qui sotto in descrizione potete trovare il link per entrare nel mio gruppo Facebook privato Fotografi Ibridi, dedicato a chi vuole imparare il mio metodo ibrido e quindi imparare a fare sia foto che video durante i matrimoni. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei contenuti. E infine vi ricordo che a breve uscirà il mio videocorso sul metodo ibrido, sul mio metodo di lavoro ibrido, quindi avrete la possibilità di imparare questo modello di business e andare quindi a migliorare la vostra attività imparando a fare sia foto che video da soli durante i matrimoni. Un metodo nuovo, io sono il primo fotografo professionista che applica questo metodo nei suoi servizi, il primo in Italia, e quindi sono sicuro che può essere molto interessante per tutti quei fotografi che vogliono avere più clienti, guadagnare di più, aumentare i propri prezzi con estrema facilità grazie a questo nuovo tipo di servizio. Quindi listino prezzi, cosa c'è da dire prima di farvi vedere il mio listino? Allora, innanzitutto una piccola parentesi, lo dico spesso, no? Quando entro in questo argomento, listino prezzi, preventivi, eccetera. Io tempo fa parlavo di preventivo e sconsigliavo il listino prezzi. È vero, ma sappiamo bene che nel marketing, nella vendita, nel business in generale, è giusto testare, quindi è giusto provare un po' tutte le cose per poi andare a spingere su quelle che funzionano meglio per noi, ok? In linea di massima oggi vado a darvi tutti quei consigli che secondo me possono funzionare anche per voi, ma tengo sempre a sottolineare che non esiste la strategia segreta che vale al 100% per tutti i fotografi. Quindi può darsi che vi trovate bene a fare un preventivo personalizzato e può andare bene, ci sono delle strategie che ho spiegato in maniera approfondita in alcuni video che potete trovare sul canale. Tuttavia io mi sto trovando molto bene anche proponendo ai miei clienti un listino prezzi. Andiamo quindi a vedere cosa c'è da sapere prima di tutto. Allora, il listino prezzi è una strategia, innanzitutto in generale. È una strategia perché deve funzionare come lead magnet. Il lead magnet cos'è? È quel qualcosa che diamo in cambio al nostro potenziale cliente mentre lui ci lascia i suoi contatti, quindi generalmente quel qualcosa che proponiamo sul nostro sito piuttosto che su una landing page in cambio dei dati del nostro potenziale cliente. Quindi il potenziale cliente atterra sul nostro sito, sulla pagina di atterraggio che abbiamo creato appositamente, c'è un form di registrazione, il potenziale cliente si registra e registrandosi può scaricare, diciamo così, il nostro listino prezzi. Quindi è un vero e proprio lead magnet e deve servire come tale. Noi dobbiamo proporre il nostro listino prezzi in cambio dei dati dei nostri potenziali clienti. Questa è la strategia che sto utilizzando e cliccando qui sopra vi lascio il link a uno degli ultimi video che ho fatto che riguarda proprio la strategia pubblicitaria che sto applicando in questo periodo, estate 2021, per acquisire contatti proprio grazie al listino prezzi. Ed è la strategia che mi ha permesso di chiudere le prenotazioni per i matrimoni del 2021. Quindi è un lead magnet, utilizziamolo come lead magnet, come calamita per attirare i nostri clienti e spingerli a lasciare i loro dati per ricevere in cambio il nostro listino. Quindi questa è la prima cosa, la prima funzione che deve avere il nostro
nostro listino prezzi. Poi la seconda cosa da dire sul listino prezzi è che deve essere una strategia manipolatoria di vendita, cioè il listino prezzi non è una semplice presentazione dei nostri servizi, è un qualcosa che deve andare un pochino più in profondità e andare a manipolare il nostro cliente per spingerlo ad acquistare quello che noi vogliamo vendere e quello che noi pensiamo sia più giusto per le sue esigenze, ok? Ricordiamoci che la vendita non è semplice manipolazione, semplice strategia per cercare di vendere il più possibile, ma deve esserci sempre una componente etica in quello che facciamo, quindi dobbiamo vendere un qualcosa che abbia veramente un valore per il nostro cliente. Noi non è che dobbiamo fregarlo, non è che vi sto dicendo che con listino prezzi dovete fregare i vostri clienti, ma siccome i clienti generalmente non sanno cosa veramente può essere meglio per loro, dobbiamo essere noi venditori, perché in quanto fotografi liberi professionisti dobbiamo anche saper vendere, dobbiamo sapere appunto vendere quello che è più giusto e è più di valore per il nostro cliente, perché ovviamente se non facessimo così alla fine si riceverebbero soltanto feedback negativi dei nostri clienti. Invece noi vogliamo sempre recensioni a 5 stelle, sempre che parlino bene di noi agli altri, quindi dobbiamo vendere quel qualcosa che sappiamo che possiamo vendere ad alto prezzo, perché dobbiamo certamente guadagnare, ma che allo stesso tempo sia una cosa di alto valore per il nostro cliente, perché deve essere contento. E quindi dobbiamo applicare una strategia sul nostro listino prezzi che debba manipolare la mente del nostro cliente affinché noi possiamo vendergli ciò che vogliamo vendergli. Detto ciò, il terzo punto è che deve contenere la possibilità di fare upsell. Quindi il listino prezzi è vero, è un listino preso e fatto, ma dobbiamo avere anche tutta una serie di voci, di servizi extra che adesso andremo a vedere, che ci possano permettere di andare a personalizzare il pacchetto per il nostro cliente e quindi darci anche la possibilità di aggiungere valore a ciò che noi proponiamo al cliente, aggiungere valore al nostro pacchetto. E questo ci consentirà ovviamente di poter fare degli sconti che sconti non sono, e ci può permettere sia di fare degli sconti sia di fare un vero e proprio upsell in quanto tale, ossia aumentare il prezzo ancora di più dei nostri pacchetti. Cosa intendo con sconto? Intendo che se noi facciamo un servizio extra a 100 euro che sappiamo che possiamo fare, possiamo magari includere in un pacchetto, ecco fatto che noi possiamo giocare su questa componente di upsell, su questa componente di servizio extra, per dire te lo includo nel pacchetto gratis. In realtà noi magari sappiamo che con quel servizio extra non perdiamo tanto tempo, possiamo includerlo perché non ci porta tanto impegno, e quindi aumentiamo di 100 euro il valore del pacchetto che vogliamo proporre al cliente, e così facendo lui sarà più portato ad acquistare quello specifico pacchetto. Perché ricordiamoci che il cliente, e questo è molto importante, segnatevelo, i clienti sono disposti a pagarci quando vedono e percepiscono un valore nel nostro servizio che in termini monetari è più alto, questo valore, rispetto al prezzo a cui lo proponiamo noi. Vi faccio un esempio: se noi proponiamo un pacchetto e nella mente inconscia del nostro cliente quel pacchetto, quel servizio fotografico, quel servizio videografico ha un valore di 2500 euro e noi glielo proponiamo a 2200 euro, allora a quel punto il cliente acquisterà, ok? Perché lui percepisce un valore più alto di quello che andrà in realtà a spendere, quindi nella sua mente inconscia ci sarà convenienza, ok? Questo è molto importante, e quindi dobbiamo giocare su queste cose grazie al listino. Io lo uso attualmente nella mia strategia di front-end, come vi dicevo, sia nella mia strategia iniziale di marketing. Io nella mia pubblicità su Facebook propongo di scaricare il mio listino, le future spose si iscrivono, scaricano il listino, io ho i loro dati e da lì parte tutta la mia macchina di marketing e di vendita. È un listino non replicabile. Se ancora non sapete fare il servizio ibrido, quindi non avete ancora imparato da me il metodo ibrido che vi consente di saper fare sia foto che video da soli ai matrimoni e quindi guadagnare molto di più, chiedere molto di più nei vostri servizi, se ancora non fate il servizio ibrido, questo listino che andrò a farvi vedere
non sarà replicabile, quindi non potete fare un copia e incolla e farlo anche voi, anche perché i prezzi, come ho scritto, sono solo degli esempi, quindi non andate a focalizzare, non voglio che vi focalizzate sui prezzi, lo so che siete curiosi, ma ho messo dei prezzi casuali, ok? Così l'ho fatto apposta, perché almeno non vi focalizzate sul numero, ma vi focalizzate sul listino prezzi in quanto strategia di marketing e di vendita, che è quello su cui vi dovete concentrare, poi i prezzi dovete farli voi. Quindi i prezzi che vedrete sono solo degli esempi, non prendeteli come riferimento. Il listino non deve essere bello, lo so che siamo dei fotografi, che siamo in parte anche dei grafici, ma il listino deve funzionare, non deve essere bello. Deve contenere un'offerta allettante, quindi dovete lavorare su un'offerta, perché dovete cercare di convincere il vostro cliente ad acquistare quell'offerta. Deve essere facilmente modificabile, io di mese in mese cambio le offerte del mio listino prezzi, per tenere sempre alta l'attenzione, e poi dovete sempre ovviamente giocare sulla scarsità, sulla scadenza, sul fatto che il servizio è limitato e queste cose qua. Quindi adesso entriamo nel merito del listino, una volta che avete capito queste dinamiche, quindi apriamo Photoshop dove c'è il mio listino, ed eccolo qua in tutta la sua bellezza, il mio listino prezzi, è così che lo presento, quindi questo è quello che vedete, no, non i prezzi, ok? Quindi ve lo ridico, ve lo ripeto, i prezzi li ho scritti io a caso, sono proporzionati in base a come in realtà dovrebbero essere, non è che i miei prezzi discostano molto da questi, sono sincero, quindi bene o male così scoprite anche più o meno i prezzi che faccio, però non focalizzatevi su quello, focalizzatevi su ciò che propongo nel pacchetto, se volete prendere un po' di riferimento su quello che faccio, e concentratevi su come l'ho strutturato. È una pagina con tre pacchetti, come vedete i prezzi sono validi solo fino al 30 settembre, quindi vale solo per settembre, quindi già qui il cliente sa che cosa, che o approfitta a settembre di queste offerte, oppure a ottobre i prezzi potrebbero variare ed aumentare. Quindi anche qui, cosa molto importante, io nelle mail che mando ai miei clienti dopo che scaricano il listino ci scrivo sempre attenzione, approfittane ora, contattami, chiedimi informazioni, perché adesso questi prezzi sono, questi 600 euro di sconto del pacchetto top è valido solo fino alla fine di settembre, non penso che riuscirò a tenerlo anche per ottobre, e quindi giocate su questa leva psicologica sempre. Quindi innanzitutto, che cosa includono i miei pacchetti? I miei pacchetti includono tutti dei servizi sia foto che video, quindi innanzitutto io non faccio servizi fotografici classici, non faccio ciò che fa un fotografo normale, non faccio ciò che fa un fotografo classico, non faccio servizi fotografici, io faccio servizi completi di foto e video. Tendo a scartare e non accettare i clienti che mi chiedono solo fotografie, perché chiedendomi solo fotografie dovrei diminuire il prezzo, non sarebbe il mio servizio, perché il mio servizio è il servizio ibrido, e quindi vado a fare da solo foto e video, quindi propongo solo il servizio ibrido nel mio listino. Quindi ho un top, un premium e un base, ovviamente ho messo dal prezzo più alto al prezzo più basso, sempre per giocare un po' sulla psicologia e sul fatto che è meglio andare da un prezzo più alto a un prezzo più basso, perché è meglio partire subito da una cifra alta che il cliente poi non possa essere condizionato da una cifra più bassa, cioè se partiamo da una cifra bassa il cliente può dire però il prezzo può andare, poi man mano andando verso prezzi più alti può dire che palle, però era meglio il primo pacchetto che era più basso. Invece così, anche se sembra una cavolata, si parte dal top, si parte dal prezzo più alto però subito scontato, e quindi un prezzo che poi in confronto agli altri, in confronto a ciò che poi includono i pacchetti, alla fine è più alto sì, ma è anche più conveniente. Quindi questo è come lo strutturo io, quindi faccio vedere subito l'offerta sul pacchetto più completo, perché è quello che voglio vendere, perché è la cifra che voglio guadagnare, ok? Quindi ti faccio subito, ti metto in evidenza questi 2500, ti mettono in evidenza il reale valore di questo servizio, perché è un servizio che include 10 ore con me e con un secondo operatore ibrido, perché io lavoro così, per i preparativi lavoriamo in due, perché generalmente lavoriamo contemporaneamente.
quindi io vado dalla sposa, il secondo operatore va dallo sposo. Ciò non cambia che ovviamente il mio secondo operatore sa anche lui fare sia foto che video da solo, e quindi c'è comunque un singolo operatore durante i preparativi. Durante la cerimonia lavoriamo in due, foto e video, cioè ognuno fa foto e video, non è che uno fa le foto, uno fa il video, quindi due operatori ibridi, e poi rimango completamente da solo generalmente in tutti quei momenti successivi alla cerimonia, ok? Così è come mi muovo io, come faccio io il mio servizio ibrido. Quindi in due, semplicemente perché c'è esigenza per i preparativi, per stare contemporaneamente in due case diverse, e quindi lavoriamo in due. Già che siamo in due, lavoriamo insieme anche per la cerimonia, che è un momento delicato dove è sempre meglio essere in due. A parte ciò, quindi 10 ore di servizio, riprese aeree con il drone, 8 minuti di video, 400 foto post prodotte e sessione fotografica prematrimoniale. Quindi, come funziona? Vedete che è un pacchetto molto completo, è un pacchetto molto completo che veramente ha un valore di 2500 euro se non di più, anche perché includo il drone, includo video, foto, e includo anche il prematrimoniale. Tutte queste cose hanno un alto valore, ok? E quindi già partiamo dal presupposto che questo pacchetto è completissimo, e quindi già nella mente del cliente è un pacchetto che, a prescindere dal prezzo, avrà un alto valore, perché avrà un servizio ultra completo, con il vantaggio di avere un solo operatore, ha tutto incluso, due servizi in uno, foto e video con un solo professionista. Questo cliente non dovrà cercare un videomaker, assumere un videomaker, non dovrà avere per il proprio matrimonio 4, 5, 6 operatori. E questi sono vantaggi esclusivi del metodo ibrido, che io faccio capire subito ai miei clienti. E quindi tutto questo è possibile averlo scontato di 600 euro, 1900, che mi vado a guadagnare io, ok? Io da solo. Anche perché voi mi direte: ma il secondo operatore lo devi pagare. Certo, ma trattandosi di mia moglie ovviamente è un guadagno che comunque ci entra a entrambi. Quindi non è che da questi eventuali 1900 io devo togliere, non so, 200 o 300 euro per un operatore. Stessa cosa al drone. Il drone me ne occupo io del drone, non è che c'è un operatore dedicato al drone. E quindi anche qui sono magari almeno 200 o 300 euro che non devo dare a un operatore drone, ma che guadagno io. Quindi io riesco a includerlo il drone, perché non mi costa niente portarmi il DJI Mini 2 nella borsa. Poi vado a consegnare un video di 8 minuti, quindi come vedete poi a livello di post produzione non vado a fare un video di mezz'ora, vado a fare un video di 8 minuti con due canzoni, poi farò un video dedicato a come post produco, come monto i video dei miei matrimoni, e 400 fotografie post prodotte, che non sono poche, sono parecchie, e quindi consegno questo quantitativo su una chiavetta USB. E in più c'è la sessione fotografica prematrimoniale, che ha un valore ovviamente, che qui ho messo indicativo come 100 euro, ma ovviamente il prematrimoniale perché lo includo gratis? Perché è una cosa che generalmente fa piacere fare anche a me, per entrare in un contatto più stretto con la coppia, per entrare più in empatia, e quindi è una strategia di vendita, e mi permette di dare maggior fiducia alla coppia prima del matrimonio. Quindi questa è una cosa che io faccio gratis a prescindere, però faccio capire che un minimo di valore ovviamente ce l'ha una sessione fotografica prematrimoniale, e poi la svolgo solo qui da me, quindi non è che mi sposto, rimango qua in zona. Lo faccio gratis perché rimango qua in zona, se no mi faccio dare un piccolo rimborso spese se bisogna andare magari in un'altra città a un'ora, un'ora e mezza di distanza, insomma dipende dai casi, ma qui a Spezia lo faccio gratis. Quindi questo è il mio pacchetto top, ok, che include tutto ciò che posso includere al miglior prezzo, e faccio capire il valore intero di questo pacchetto, ma che io riesco a scontarlo per questa offerta limitata, un'offerta incredibile che o blocchi entro la fine di settembre oppure ciao, ti arrangi, ok? E poi subito sotto cosa c'è? Il pacchetto premium, che non si discosta molto a livello di prezzo rispetto al top. Perché? Perché nella mente del cliente deve elaborarsi il pensiero che cavolo, se è solo per 100 euro e posso avere il prematrimoniale, 100 fotografie di più, il drone
conviene per 100 euro che scelgo il servizio top. Questo deve essere il meccanismo della mente, del quello che deve pensare il cliente, insomma. Quindi metto un premium che costa leggermente meno del top. In alcuni pacchetti, alcuni mesi addirittura, ho fatto il top al solito prezzo del premium, quindi lì proprio il vantaggio era estremamente evidente. Però anche 100 euro di differenza ti permettono di pensare, però conviene il top per 100 euro, perché ovviamente il premium cos'ha? Ha sempre 10 ore con due operatori, il video, ha un centinaio di fotografie in meno alla fine, ma non include il prematrimoniale e non include il drone, che va molto di moda, ok? E quindi per forza di cose, diciamo che, sapete, quasi nessuno mi sceglie il premium, ok? C'è chi molto raramente mi sceglie il base, perché magari, sapete, le coppie molto semplici che non vogliono il drone, non vogliono niente, vogliono una cosa molto semplice, ma comunque il base, io base parto da una base che voglio guadagnare, un minimo che voglio guadagnare, altrimenti non lo proporrei nemmeno. Il servizio premium invece è un po' un, tra virgolette, un inganno che serve per far scegliere il top. Il base invece include meno ore, quindi 8 ore invece che 10, non c'è il secondo operatore, il video dura la metà e le foto sono 200-300 invece di 400-300, quindi sono meno foto, video un po' più breve e questo è. Quindi questo è il listino, la strategia manipolatoria di cui vi parlavo è questa, cioè cercare di far scegliere il servizio top. Però come possiamo fare per farlo scegliere? Deve essere un servizio molto completo, molto allettante, una cosa che il cliente vuole e a un prezzo conveniente rispetto a quelli che sono gli altri pacchetti, ok? Perché poi effettivamente anche rispetto a quello da 1500, uno con 400 euro di più per avere anche il drone, un secondo operatore, cioè alla fine conviene il servizio top, se ci potete fare tutti i ragionamenti che volete, ma conviene perché conviene realmente, perché è una manipolazione questa, ma etica, ok? Non che tende a fregarti. E quindi questo è il mio listino, ok? Come avete visto, i fotolibri non sono inclusi nei pacchetti, perché io non vendo fotolibri, non sono un rivenditore di fotolibri, non ho un'attività di tipo commerciale, magari qualcuno di voi invece sì, se avete un negozio e vendete materiale, io no, sono libero professionista e quindi non includo nel mio listino i fotolibri, ma semplicemente presento poi al cliente una lista di fotolibri del mio rivenditore di fiducia e lì ci sono i prezzi, insomma. Quindi non parliamo di fotolibri perché sono una cosa completamente a parte e distaccata dal mio servizio. La cosa importante però è la seconda pagina del listino, che include tutti i servizi extra, quindi tutti gli extra che faccio. Non ci sono i prezzi, perché vi ripeto, non vi devono interessare i prezzi e ognuno può fare un po' quelli che vuole. E quindi, se non ti accontenti dei pacchetti e vuoi personalizzare il tuo servizio, puoi scegliere tra numerosi servizi extra. L'anteprima rapida delle fotografie, quindi per quelli che vogliono in 7-10 giorni già un'anteprima delle loro fotografie. La registrazione video integrale della cerimonia, per chi vuole una registrazione intera di tutta la cerimonia video. La registrazione audio in alta qualità della cerimonia tramite microfono esterno dedicato, posizionato vicino alla coppia di sposi, per chi vuole le voci nel video. Servizio di proiezione al ricevimento, riprese con il drone, perché non sempre può essere incluso nei miei pacchetti, perché di mese in mese posso variare prezzi e tipologia di pacchetti. Servizio fotografico post matrimoniale, quindi dopo il matrimonio, tutte le foto originali, tutte le clip video originali, poi ora extra servizio, ma vabbè, le cose principali sono queste, nel senso che io, sulla base di quelle, quindi ci deve essere un'analisi di mercato dietro a tutti i servizi extra. Voi dovete capire che cosa vogliono di solito i vostri clienti. Io ad esempio ho capito che ci sono alcuni clienti che a volte mi chiedono la registrazione video di tutta la cerimonia, perché vogliono, non si accontentano del video mio tagliato di tutte le parti della giornata, ma vogliono anche un video dove magari la cerimonia in messa, che dura un'ora, vogliono tutto il video di un'ora. E quindi ho detto, a me cosa mi costa mettere un treppiedi vicino a lì in chiesa, comunque, o
dove si è in comune o in location, cosa mi costa a me mettere un treppiedi con una fotocamera, con una videocamera dedicata che registra dall'inizio alla fine della cerimonia? Non mi costa nulla, quindi lo metto come extra e questa è una di quelle cose, ad esempio, che si può includere nei pacchetti e quindi magari se sapete che il cliente ci tiene, potete dirgli per convincerlo: guarda, nel pacchetto, visto che ci tieni, ti includo anche la registrazione video integrale della cerimonia gratis. Solo se però mi dai conferma oggi, ok? Quindi anche queste sono piccole chicche, piccole strategie che potete utilizzare, ma se non fate una lista di servizi extra che aumentano il valore del vostro servizio, non potete farli questi giochini. Stessa cosa la registrazione audio della cerimonia. A me cosa mi costa mettere un microfono ai piedi della coppia per registrare le loro voci da mettere poi nel video? Non mi costa niente. Aumenta il valore percepito del servizio. Anche qui posso aumentare il prezzo oppure includerlo per convincere il cliente a acquistare subito. E quindi questo servono a questo i servizi extra per fare upsell, per magari chiudere una vendita e via dicendo. I servizi extra non è detto che dovete poi però venderli subito quando avete il cliente in studio. Potete anche proporli strada facendo, quindi magari inizialmente il cliente vi sceglie il servizio base, però poi si rende conto che magari potrebbe volere la registrazione audio della cerimonia e siccome avete venduto un servizio base, avete bisogno magari di aumentare un po' il prezzo, ecco che la registrazione la farete pagare un tot di più e aumenterete il valore del servizio base. Invece, se avete venduto a dei clienti un servizio top, ecco fatto che potete magari includerglielo gratis, un piccolo servizio extra, come vi dicevo prima. Dovete imparare, ecco, queste non sono cose che posso dirvi io, funzionano, non funzionano, fai così, fai cosà, dipende dal cliente, dipende da come siete abili voi nella vendita, dipende da tante cose, ok? Dipende per assurdo anche dal cliente, nel senso che io tanti clienti a volte li rifiuto, ok? Io non accetto mai, ad esempio ci sono clienti che mi contattano, mi dicono ti faccio il bonifico così blocchiamo la data. No, prima ci vediamo, perché a volte mi capitano clienti con i quali vedo già fin da subito che non mi farebbe piacere. Per i quali non mi farebbe piacere lavorare, quindi vado a scartarli, passatemi il termine, perché ho sempre reputato giusto che come tu cliente puoi permetterti di scegliere me o un altro, anche io professionista posso benissimo permettermi di scegliere te come cliente oppure un altro di cliente. Ecco, io ho sempre ragionato così, cioè non è giusto che solo il cliente possa decidere di scartarci, anche noi professionisti dobbiamo, secondo me, decidere se un cliente sappiamo che non ci lavoreremo bene insieme, di scartarlo. Come si fa a scartarlo? Questo entriamo in un altro argomento, ma se proprio devo scartare un cliente, o gli dico che per la sua data sono occupato e quindi cerco anzi di prendere un altro matrimonio per la sua data, dicendogli appunto che sono già occupato, oppure può anche capitare che mi sono capitato un paio di clienti che non volevano il servizio ibrido, volevano solo foto e quindi ho fatto capire che semplicemente a quel punto non ero il fotografo adatto per le loro esigenze e che quindi dovevano scegliere un fotografo che si occupava solo di foto perché io vendo foto e video, vendo il servizio ibrido. E quindi ragazzi, io penso di avervi detto un po' tutto, forse mi sono dilungato anche fin troppo. Fatemi sapere, però sono curioso, lasciatemi un commento dicendomi se voi fate dei preventivi personalizzati o se fate un listino prezzi, se il vostro listino prezzi funziona, se applicate qualcuna di queste strategie. E quindi io direi che per questo video è tutto, ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e come sempre io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!